Giosuè capitolo 2, versetti 12 e 13. Ora dunque vi prego, giuratemi per l'Eterno che come io vi ho usato clemenza, anche voi userete clemenza con la casa di mio padre. Datemi quindi un segno sicuro e lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e tutto ciò che appartiene loro e che risparmierete le nostre vite dalla morte. Amen. È un testo particolare, è un testo che è tratto da un'esperienza ancora più particolare. Quanti di voi hanno riconosciuto il brano oltre i versetti che ho letto? Stiamo parlando della storia di Raab. Raab ha svolto un ruolo particolare all'interno della storia del popolo di Israele, ma non è su questo aspetto su cui mi voglio soffermare con voi questa mattina. Voglio soffermarmi sul ruolo fondamentale che questa donna ha svolto per la sua famiglia. Forse è un tema classico, forse un tema sottovalutato dal mio punto di vista, il ruolo, l'importanza di una donna all'interno della sua famiglia per la salvezza, abbiamo letto, della sua famiglia. Raab, a distanza di 4.000 anni abbondanti, continua ad avere addosso al suo nome un'etichetta. Sapete quanto mi stanno strette le etichette? Raab ne aveva una di quelle pesanti. Il suo nome non finisce con Raab e basta, non è seguita da un cognome, non viene dato il nome della famiglia, ma è Raab la prostituta. Se avete qualche versione un pochino più vecchiotta della mia, è Raab la meretrice, che si capiva tutto e niente di quello che era il suo compito. Sono passati 4.000 anni, ma ancora addosso a quella donna, che credetemi è morta da un pezzo, resta attaccato un'etichetta per quello che è stato il comportamento che ha adottato in una porzione della sua vita. Perché di sicuro non è nata così. Quindi la prima parte della sua vita, quella porzione, quell'etichetta non era corretta, applicabile. Avrà iniziato e avrà scelto, e bisognerebbe andare a capire per quale motivo l'ha fatto, una situazione di quel genere da un certo punto in poi. Quindi nella prima parte della sua vita di sicuro non lo era. E nell'ultima parte della sua vita, quando ha scelto di stare dalla parte del Signore, quando ha accettato il Dio di Israele come suo Dio, di sicuro non lo era. Però noi ci ricordiamo di Raab la prostituta. E la cosa che mi fa riflettere è come lei in qualche modo si sia messa in gioco, abbia rischiato non il suo onore, perché quello l'aveva già messo in conto, ma ha rischiato tutto quanto quello che aveva per la salvezza della sua famiglia. Quando le spie mandate da Giosuè entrano in quella che è la terra promessa, entrano a Gerico, loro si compromettono entrando a casa di questa donna, però loro non vengono giudicati nella scrittura in nessun modo. Ci avete fatto caso? Loro sono le spie e vanno a casa della prostituta a chiedere informazioni. Non lo so, non c'è. Però il dubbio, quantomeno il dubbio, è lecito? No, neanche quello. Nelle scritture
L'uomo esce pulito, elegante, e la donna che è macchiata nel suo onore. E quando questi uomini vengono da lei salvati dalla furia del re che li cercava, perché lei li nasconde a casa sua per non farli trovare, lei con quella scelta sta mettendo a rischio e in pericolo non solo la sua vita, ma sta mettendo in pericolo la vita di tutti quanti i suoi cari. Perché se il re avesse trovato quelle spie nascoste a casa sua, se la sarebbe presa non soltanto con lei, ma verosimilmente se la sarebbe presa con tutta quanta la famiglia che lei invece stava cercando di salvare. È bella la testimonianza che lei dà, nonostante i suoi comportamenti sbagliati, nonostante tutto, lei prende la decisione e li salva, e nello spiegare il motivo del suo gesto a queste spie gli dice: conosco il Signore, abbiamo sentito del Signore, abbiamo sentito quello che il Signore ha fatto in Egitto prima, in Mar Rosso, quello che ha fatto accompagnandovi fino a qui, l'abbiamo sentito, e tutto quanto il popolo ha paura e vi teme. Ma non è quello l'aspetto che mi interessa, non è l'aspetto del popolo che vi conosce, ma è la scelta sua, personale, in cui lei vede un Dio, conosce Dio, e mi viene da dire, anche se il testo non ce lo dice, si fa un esame di coscienza, prende le sue decisioni, non solo per sé, ma il suo primo pensiero non è la sua salvezza, ma è la salvezza della sua famiglia. Su questo voglio riflettere con voi questa mattina. La salvezza della sua famiglia. Ora, io non c'ero, quindi il mio potrebbe essere un fantasticare. Se dico qualcosa che non è biblico mi perdonerete. Ma provate ad immaginare con me come la sua famiglia, anche se rientrava in un popolo che non era un popolo con tante regole eleganti come poteva essere il popolo di Israele, ma mi immagino che il padre, che la madre, che i fratelli, che le sorelle non abbiano fatto i salti di gioia nell'apprendere la sua decisione, la sua carriera, la sua professione. Non era un mestiere approvato in nessuna dei contesti culturali che a me vengono in mente. È verosimile pensare che anche la sua di famiglia in qualche modo si era schierata e l'aveva messa un pochino da parte. È lecito pensare che per i suoi comportamenti lei non godesse di chissà quale reputazione, non solo nei confronti del paese, ma è lecito pensare che lei avesse dei problemi anche all'interno di casa sua. Eppure il suo pensiero è nei confronti dei suoi cari. Lei si impegna nei confronti dei suoi cari dicendo: vi prego, giuratemi che voi lascerete in vita non me, ma voi lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle. Questo è il suo pensiero. Ed è chiaro che in qualche modo questa promessa viene onorata da parte delle spie, no? Accolgono la proposta, per quanto inusuale, no? Potesse essere, perché il popolo di Israele non era così favorevole ad accettare persone esterne tra i suoi ranghi. Ma lei si impegna per qualcuno
che sono i suoi familiari che non erano presenti in quella riunione, e le spie si impegnano per conto del popolo dicendo: siamo disposti a metterci noi la vita. Se non rispettiamo noi la parola che ti stiamo dando in questo momento, siamo disposti a pagare noi per quello che ti stiamo dicendo in questo momento. Ed è interessante che in qualche modo questi due uomini con questa donna mettono anche delle condizioni e vanno a dire: se qualcuno, versetto 19, esce fuori dalla porta di casa tua, cioè se non si trova a casa in quel momento, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non ne avremo colpa alcuna. Ma il sangue di chiunque sarà con te in casa tua ricadrà sul nostro capo se qualcuno gli metterà le mani addosso. Interessante. Proprio perché stiamo parlando di altre persone, ognuno di loro aveva la possibilità di scegliere. Ognuno dei cari, dei familiari, degli amici di questa donna aveva la possibilità di decidere se ascoltare la sua voce, la sua parola, la sua testimonianza e quindi sperare di essere salvati, perché quello comunque era un rischio, non era mica una cosa così certa. Oppure dire: no, quello che tu stai dicendo non sta né in cielo né in terra, noi non crederemo alla tua parola, non vogliamo avere niente a che fare con te, non crediamo che il popolo di Israele riuscirà a conquistare Gerico. Le variabili potevano essere tantissime, le risposte negative potevano avere una gamma infinita di colori e di sfumature. Su quello noi non ne siamo responsabili. E si impegnano su questo. Come va a finire la storia? Il popolo riesce a conquistare Gerico in una misura, in una maniera straordinaria, con l'intervento del Signore, non con le loro proprie forze. Si ricordano di questa famiglia e grazie a questa donna una serie di persone, i loro beni, i loro cari vengono salvati. Io qui vedo un desiderio che, nonostante gli errori, che nonostante i comportamenti sbagliati del passato, nonostante le etichette messe, c'è sempre la volontà di riscatto, c'è sempre la volontà di poter andare a cambiare le cose, c'è sempre la possibilità di cambiare le cose. E non per sé, e non lo fa per sé, e lo fa per i suoi cari. La volontà di salvezza è estesa a tutta quanta la sua famiglia. E non so, ma a me viene in mente, così in maniera spontanea, di fare un parallelo su un'altra situazione, che è quella delle donne al sepolcro. Anche tra le donne al sepolcro, che sono state le prime a sapere della notizia di Gesù risorto, anche tra quelle donne c'erano delle persone che avevano delle brutte etichette. Ma la loro storia invece è andata in maniera diversa. La loro testimonianza non ha avuto lo stesso seguito. I discepoli, che erano sicuramente ben preparati e potevano sapere che Gesù sarebbe risorto, non credono alla parola della donna o delle donne, e sono talmente duri di comprendonio che hanno bisogno di avere un'esperienza diretta e personale con il Signore, perché altrimenti alle donne non ci avrebbero creduto. E qual è il valore per noi oggi, uomini e donne? Qual è il peso, l'importanza all'interno di una famiglia di quel ruolo che una donna può dare, se vuole, non per la sua salvezza e basta, ma una donna che è da sempre portata nei confronti degli altri, che è disposta a fare, a rinunciare a se stessa, a rinunciare, se volete, anche a quelli che sono i suoi sogni, a quelli che sono i suoi progetti, a
tante cose per mandare avanti una famiglia, per mandare avanti dei figli. Qual è il ruolo che ti riconosci all'interno della tua famiglia, che sia la tua famiglia elettiva o la tua famiglia di origine, non importa. Perché Raab pensava alla sua famiglia di origine, anche lì hai qualcosa da fare, anche lì hai qualcosa da dire, da dare. Ma se gli altri mi trattano male, ma se gli altri non mi credono, ma se gli altri non mi considerano perché sono la più piccola, mi sono sempre comportato in un determinato modo, perché non ho istruzione, perché ognuno di voi si sentirà in qualche modo con dei pesi sulle spalle, così come ce li aveva Raab. Ma lei ha scelto, nonostante tutti quanti questi pesi, nonostante tutti quanti questi ostacoli che all'occhio nostro sarebbero stati più che giustificabili, se lei avesse pensato soltanto alla sua salvezza e non alla salvezza dei suoi cari, c'era qualcuno tra di noi che avrebbe potuto biasimarla dicendo ma perché non hai pensato anche? No, sarebbe stato più che comprensibile. Era stata allontanata da tutto e da tutti, non lo so, sto immaginando, non c'è scritto da nessuna parte, per quelle che erano le sue azioni, e quindi quando lei ne ha avuto la possibilità ha fatto un cambiamento personale e ha pensato alla sua salvezza. Arrivederci, grazie. Ma questo non è né il suo comportamento né dovrebbe essere il nostro. Le donne al sepolcro, una volta che hanno avuto la bellissima notizia della risurrezione di Gesù, non pensano, diciamo, io ho avuto la grazia di sapere di questa cosa bellissima, me la tengo stretta. No? Si impegnano, si mettono in gioco, si mettono in discussione. Poi qual è l'esito? Quale sarà il risultato finale? Lasciatemi dire che non è un problema vostro. Lasciatemi dire che non è un problema mio, ma è un problema suo. Questo mi spaventa, questo ci spaventa tutti un pochino. A maggior ragione spaventa le nostre sorelle, perché già di per sé, per quello che è l'andamento della società in cui viviamo, in cui nonostante i progressi che sono stati fatti nell'ultimo periodo, ancora il peso, il valore della parola, dell'azione, del pensiero di una donna, anche in famiglia, non è detto che sia uguale a quello di un uomo. E quindi mi rendo conto che a volte sia complesso andare a portare ad altri, fossero anche i nostri più cari, quell'esperienza bellissima che voi avete fatto con il Signore. Ma io so, io conosco. Se sei qui questa mattina, se stai ascoltando le mie parole, vuol dire che tu un'esperienza personale con il Signore l'hai fatta. E al di là di tutto, e al di là di tutti, sei chiamato, sei chiamata a fare qualcosa verso l'altro, a fare un passo nei confronti dell'altra persona, perché altrimenti quella parola che dici di conoscere è solo teoria, resta solo qui e non scende, non diventa azione, non diventa pratica. È chiaro che in questo hanno un compito anche i fratelli. Hanno un compito nell'ascolto, hanno un compito nel lasciarsi a volte anche consigliare, cosa che non sempre riesco o riusciamo a fare. Rientra anche qui nella nostra condizione, nella società in cui viviamo, quella che il compito di guida, il compito di prendere delle decisioni importanti sembra essere sempre di qualcun altro, no? Sembra essere sempre della parte maschile.
Quindi ci vediamo come fin dall'inizio la donna ha il suo compito, la sua possibilità di dire la sua e di aiutare gli altri a prendere delle decisioni per il bene. Io credo che ognuno di noi oggi è chiamato a fare un patto con il Signore. Ognuno di noi anche questa mattina ha la possibilità di fare un patto con il Signore per cercare di fare quanto è in vostro potere, non di più. Non siete chiamati voi alla salvezza, ok? Non vi caricate di un peso che non vi appartiene, ma siete chiamati ad annunciare quello che voi avete capito, quello che voi avete conosciuto, a partire dai vostri cari, a partire dalla vostra famiglia, affinché loro possano decidere che cosa fare nel loro rapporto con il Signore. È chiaro che questo vuol dire mettervi in gioco, è chiaro che questo è una sfida o può essere una sfida, è chiaro che si potrà rimanere anche legati, anche con delle etichette che non ci appartengono più, perché nel frattempo abbiamo cambiato azione, abbiamo cambiato comportamento, e l'altro forse non se ne è ancora reso conto, ma non importa, perché il vostro pensiero più grande sarà sicuramente quello della salvezza dei nostri cari, e quindi cercheremo di fare tutto quanto quello che è il nostro potere per andare a parlare a loro delle cose straordinarie che il Signore ha già fatto nella storia, delle cose che il Signore ha fatto per me nella mia vita, che ha fatto per voi nella vostra, e di quello che è il piano di Dio per te, per l'umanità, il suo prossimo ritorno, quando finalmente dolore, ingiustizia, morte e sofferenza non ci saranno più, e dove potremo vivere insieme e insieme ai nostri cari per l'eternità. Amen.